Le aziende comasche si affidano al concordato in continuità per trovare una via d'uscita a situazioni finanziarie difficili senza rinunciare all'attività. Il caso Polti, emerso nei giorni scorsi, ha portato l'attenzione a uno strumento nuovo al quale da settembre a oggi hanno già fatto ricorso ben 36 società del territorio. Il 29 ottobre la Polti, storico marchio leader nel settore dei piccoli elettrodomestici a vapore, ha chiesto di accedere alle procedure per salvaguardare le attività e i 230 posti di lavoro, congelando di fatto i debiti. Il concordato in continuità, spiega Alberto Zappa, segretario provinciale di FIM CISL, si sta rivelando uno strumento efficace nella salvaguardia del patrimonio aziendale, a Como evidenzia un fenomeno destinato a crescere. La procedura è una delle meno note tra le novità normative introdotte nell'ultimo periodo, non in tutti i casi però l'esito è favorevole. Tra le vicende più eclatanti, accanto a quella positiva di Polti, c'è quella decisamente diversa della Eleca di Cantù. Da un lato, spiega ancora Zappa, si agisce per proteggere l'azienda con il concordato in continuità, dall'altro accade che non si possa ricorrere al simultaneo utilizzo di uno strumento sociale di protezione e continuità del lavoro e delle professionalità. Vi sono diversi casi di richiesta di accesso al concordato che attendono di entrare in cassa integrazione straordinaria e necessitano di garanzie e certezze normative. Citando solo le più grosse, basta pensare appunto alla Eleca, 145 dipendenti, alla Isotta Fraschini con 250 lavoratori, oltre ad altre aziende del Comasco che totalizzano ben 450 dipendenti.